Salve a tutti amici YouTube, benvenuti o bentornati sul mio canale. Ritorno con un video molto veloce per fare dei chiarimenti sul video precedente di telefonia mobile e fissa. Nello specifico c'è da fare un chiarimento su quello che avevo detto in apertura su Kena Mobile. Bene, contrariamente ai rumor, Kena ha lanciato l'altro giorno la sua offerta in 4G. E mi sono sbagliato sia sulla data e sia sulla offerta. L'offerta di Kena è minuti illimitati 50 giga per chi proviene da Iliad e da alcuni operatori mobili virtuali, 5 euro. Ci si era posta anche la domanda: ma per chi proviene da un altro operatore che non sia Iliad o gli operatori mobili virtuali che godono di questa offerta, che cosa possono fare? Ebbene, possono comunque aderire a questa offerta di minuti limitati 50 giga, ma a 8,99 euro. Quindi, nel range delle offerte di telefonia mobile a 50 giga al mese, Kena Mobile si va a inserire tra Iliad e O Mobile, perché O Mobile ha l'offerta a 50 giga a 9,99 euro, Iliad ha 7,99 euro, adesso Kena a 8,99 euro. Però ricordatevi che Kena non ha gli SMS inclusi e non ha come Iliad chiamate verso rete fissa verso oltre 60 destinazioni nel mondo. Insomma, plus minus, come si dice in inglese, sicuramente un plus può essere quello della rete TIM di Kena. Voglio solamente ricordare che Kena, attraverso Noverca, la società che è detentrice del marchio che controlla Kena Mobile, è di proprietà di TIM. Quindi la low cost di TIM, diciamo, finalmente risponde agli attacchi di Iliad e ai contrattacchi di O Mobile con una sua offerta commerciale. Vedremo se prenderà piede, se ruberà, tra virgolette, clienti a O Mobile oppure a Iliad. Il mercato sta prendendo una nuova forma, il mercato di telefonia mobile, da quando è arrivato Iliad, bisogna dargliene merito. Certo è che bisogna sviluppare una serie di valori aggiunti da tutte quante le parti. Iliad forse c'è riuscita, nel senso delle chiamate verso 60 destinazioni nel mondo, ma O Mobile e Kena cosa daranno in più? Il loro appeal sarà solamente il prezzo, l'euro in più, l'euro in meno, oppure in futuro ci sarà qualche cosa di più, un plus che farà decidere, oltre alla rete, no? Oltre al prezzo, anche alla qualità della rete, un plus per dire: ok, scelgo te perché potenzialmente mi puoi dare un servizio aggiuntivo a un determinato costo. Io vi ringrazio per aver visto questo video appendice del video precedente. Vi invito a iscrivervi al canale, attivare le notifiche, mettere un mi piace. Se volete contattarmi per quello che vi ho detto, una consulenza, volete dei consigli, volete dei chiarimenti in merito offerte di telefonia fissa, offerte di telefonia mobile, potete contattarmi in privato anche su altri canali social. Ricordandovi che questo video non è sponsorizzato da nessuna azienda di telefonia mobile, io ci tengo sempre a ricordarlo, perché la mia indipendenza e il mio modo di fare i video si basano esclusivamente su, da un lato, una competenza professionale accumulata negli anni di lavoro nel campo della telefonia mobile e, dall'altra parte, per una grande passione per la comunicazione, per i social, per il mondo delle comunicazioni. D'accordo, io vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video. E vi ricordate che nello scorso video sembrava essere tornata una primavera mite? Guardate qua, piove. Beh, se non piove,
all'11 di ottobre, mi sembra un po' strano. Buona giornata a tutti.